l'immagine. Adesso bisognerebbe aprire qua un bel discorso sul tema dell'immagine. L'immagine non esaurisce mai la realtà, l'immagine ha un rapporto mediato con la realtà. L'immagine presuppone sempre nella civiltà dello spettacolo che qualcuno vi faccia vedere un'immagine e non altra. Quindi l'immagine è sempre mediata dalla soggettività di qualcuno che sceglie cosa far vedere nell'immagine e cosa no. Se io molto banalmente vi dicessi, dato che tutti ormai sono muniti del telefonino e fanno le foto, se chiedessi a ciascuno, fate una foto, un'immagine precisa della realtà in cui vi trovate, no? Siamo, supponiamo, in 100, avremmo 100 immagini diverse. E quindi questo ci permette di dire, A, che l'immagine non esaurisce mai la realtà, ma ne è una parte, e B, che l'immagine dipende dagli occhi di chi ce la mostra. E quindi, quando vedete sui telegiornali o sui giornali certe immagini, bene sarebbe ricordare sempre questo banalissimo discorso già noto a chi ha studiato questi temi anche anni fa, ma già noto anche a Platone, cioè la non verità dell'immagine, che non vuol dire la falsità necessaria dell'immagine, ma il fatto che l'immagine non esaurisce la verità, no? Se io vi faccio vedere l'immagine ad esempio, se io fossi un giornalista, ipotesi facciamo, cioè, immaginiamo che ci sia un giornalista che vuole far vedere che questo evento è un evento riuscitissimo, fa un'immagine in cui mostra come in poco spazio ci sono tante persone. Se invece ci fosse un giornalista di sensibilità opposta che volesse mostrare che questo evento è stato un fiasco, farebbe risultare un'immagine con tanto spazio, poche persone, ne taglierebbe fuori molte, no? Ad esempio, riprenderebbe solo lì, dicendo che erano in quattro, no? E quindi sarebbe un'immagine. Ecco, quindi questo ci deve aiutare a riflettere, credo, sull'importanza di un discorso critico, no? Di un pensiero critico, starei per dire, ma il pensiero è per forza critico, se no non è pensiero. Dire pensiero critico in realtà è una tautologia, perché il pensiero o è critico o non è. Anche se oggi esistono, viene chiamato il pensiero unico molto spesso, l'asfissiante pensiero unico, che in realtà non è un pensiero, perché il pensiero, è per definizione incontro tra pensieri che si scontrano, che dialetticamente si confrontano. Il pensiero è sempre in dialogo, come ancora ci ricorda Platone. Un pensiero che pretendesse di essere monologico sarebbe ipso facto non pensiero, ma un dogma, una sorta di imposizione coattiva. No? E forse dietro quella che oggi passa nobilitata come lotta contro le fake news c'è anche, chi lo sa, il tentativo di imporre più o meno con la violenza un unico modo di pensare che scredita come fake news tutto ciò che non rientra in quel modo di pensare. E ancora il nostro Platone ci ricorderebbe che la verità, se è tale, non si impone mai con la violenza, ma si impone sempre con la docile forza del logon di Donae, cioè del rendere ragione. La verità si manifesta dialogicamente, esibendo se stessa e la falsità. La verità non ha paura della falsità, proprio perché la verità basta a se stessa e a smascherare l'errore. È invece la falsità che deve necessariamente, per legge in molti casi, negare il diritto di esistenza alla verità, perché la falsità che pretende di essere vera non può confutare la verità, deve metterla fuori legge. Quindi storicamente noi abbiamo una lunga galleria di esempi di come la falsità al potere mette fuori legge ogni discorso altro.